alla mister, una vittoria secca, una vittoria senza discussioni, ci si è messo di mezzo l'arbitro, però va bene così, comunque la partita è stata comunque giocata in modo ottimale, loro hanno fatto un tiro in porta, un gol, il resto tutto l'angolo. Sì, possiamo dire che è stato un dominio dall'inizio alla fine, degli arbitri non mi va di parlare, perché poi si rischia sempre di crearsi un arbitro. Adesso ti manda in panchina per un po' di settimane. Sì, anche lì è stato un errore suo, perché ha capito una cosa per un'altra, poi ci siamo chiariti, però purtroppo l'espulsione resta, ma ha capito che non aveva capito bene, comunque va bene così. E per quanto riguarda la partita, sì, è quello che abbiamo chiesto ai ragazzi per tutta la settimana, di essere cattivi, cinici, di essere concreti, di stare sempre sul pezzo. Questo abbiamo fatto, siamo andati sotto 1-0 nella fase iniziale della partita, ma poi è stato un controllo totale nostro. Loro difendevano bene, 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 quindi abbiamo dovuto sudare un attimo, perché finì il primo tempo 1-1, poteva finire tanto a 1 il primo tempo, però è finito solo 1-1 e poi il secondo tempo ho detto ai ragazzi di continuare, perché stavamo giocando bene, stavamo dominando e dovevamo continuare a giocare in quel modo, e alla fine il campo ci ha pagato, quindi è stata una vittoria netta e sono contento per loro, perché erano andati un attimo in, lo dico tra virgolette, in depressione, perché non arrivavano risultati. È vero che a volte con Ardi e Buonaonda non abbiamo giocato bene, a casa Bertone abbiamo giocato bene, per carità loro hanno meritato di vincere, non sto dicendo questo, però a noi non sono arrivati 3 punti, però anche oggi ci serviva una vittoria, proprio perché loro dovevano essere, devono stare più tranquilli, perché stanno giocando bene e quindi mancava solo un risultato positivo. È arrivato e dobbiamo adesso lavorare ancora di più rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Mi ha deluso un po' il pareggio dello Stand, perché pensavo, a livello di classifica, pensavo fosse qualcosa di più. È chiaro che comunque l'Andom ha giocato bene, ci mancherebbe altro, quindi ha meritato la vittoria. Esatto, quello che dico, a volte ha bloccato con massima l'azione di loro, insomma. Esatto, a volte l'avversario ti fa sembrare meno forte, no? È quello che abbiamo fatto noi oggi, però loro comunque sono una squadra che fanno un calcio a 5 un po' retro, diciamo così, tra virgolette, non è un male, per carità. Loro vanno tantissimo di ripartenza, infatti il primo tempo l'abbiamo pagato un po', ma poi messo a posto e i ragazzi hanno concesso poco o nulla, era solo un lancio del portiere verso il pivot oppure sul loro fondo si lanciava direttamente, quindi dovevamo stare attenti su queste palle, l'abbiamo fatto, quindi abbiamo reso loro forse una squadra meno forte, ma comunque sono un'ottima squadra. Prossimo turno adesso? Levante Roma, che ci ha creato un bel po' di problemi all'andata, abbiamo giocato a fondi, una bella squadra, gioca a calcio a 5, nonostante sia lì a lottare per i play-out, è in piena zona play-out, ma è una squadra che comunque gioca a calcio a 5. Un allenatore esperto, ha fatto categorie importanti, c'ha dei giocatori di categorie importanti, ma c'ha tanti giovani, quindi dobbiamo prepararla bene, perché vorremmo non fermarci adesso. Sembra che è tutto, appuntamento in settimana, in bocca al lupo. Vedi.